Noi siamo, come dire, molto molto contenti di essere qui oggi perché identifichiamo il mese di maggio come, in particolare per l'area di Rovato, questo venerdì come una delle date più importanti, se non la più importante, della società di vendita dalla sua costituzione. L'obiettivo è quello di affiancare ai 230.000 clienti gas in 5 anni 100.000 clienti domestici a cui vogliamo erogare energia elettrica. Di fatto vuol dire portare la società a superare i 300.000 utenti nel medio periodo. È il progetto più significativo dal punto di vista degli investimenti, dal punto di vista della pervasività sui territori, dal punto di vista dell'immagine e anche della come dire, quantità di giornate di formazione e di riqualificazione che abbiamo dovuto effettuare all'interno del gruppo. Sono circa 500 giornate. Come sapete, Linea Più nasce dal meccanismo federale delle quattro città che hanno fondato il Linea Group Holding, a cui si è aggiunta Crema. Sono tutte città che storicamente avevano la gestione del gas. Oggi Linea Più si pone come operatore che vuole offrire ai 220.000 clienti del proprio parco utenti l'erogazione dell'energia elettrica. Lo facciamo già da qualche anno, Cogem aveva iniziato allora con Cogem Più nel 2003-2004, le altre società nel 2005, energia elettrica alle aziende. Oggi estendiamo al bacino di utenza che supera il milione di abitanti l'energia elettrica alle famiglie. Perché lo facciamo? Lo facciamo perché sentiamo la necessità, nel contesto liberalizzato che vede circa 100.000 utenti al mese passare dal mercato vincolato al mercato libero, la necessità di mettere la nostra impronta significativa sui mercati di elezione, sui segmenti domestici dei nostri territori, anche il nostro brand. Andiamo con una proposta che si muove sia su logiche di risparmio, l'utente risparmia il 5% su una delle componenti della bolletta, sia su logiche che consolidano e confermano quello che è la nostra missione, quindi di muoversi secondo meccanismi di sostenibilità dell'ambiente, perché erogheremo energia verde, sia in termini di carattere più generale, perché questa iniziativa costituisce uno degli N progetti su cui il gruppo, quindi la holding e le società di business correlate investono portando qualità, portando lavoro, portando quattrini e valori economici sul proprio territorio. Abbiamo stimato nel nostro budget che quest'anno questo servizio vale circa 900.000 euro di investimento. Sono 900.000 euro che vengono riversati sulle amministrazioni comunali e sulla gente che lavora qui. I canali di diffusione sono sostanzialmente tre: gli uffici commerciali, quindi i nostri sportelli, il canale costituito dalla rete indiretta che stiamo costituendo e stiamo formando, il call center e il web. Lo sportello commerciale ha mediamente un traffico di circa 75.000 utenti sull'intero territorio, quindi è un luogo che è deputato per sua natura e per sua missione a raccogliere i clienti. Chi arriva agli sportelli, chi arriva agli uffici commerciali, si sentirà proporre l'offerta di risparmio circa sull'energia elettrica. L'organizzazione indiretta invece si muoverà con un modello che vede le amministrazioni pubbliche locali, le amministrazioni comunali locali, le giunte e a volte gli stessi sindaci referenziarci e dandoci la possibilità di utilizzare gli sportelli volanti che creiamo all'interno degli edifici comunali stessi. Il web e il call center invece si muovono su logiche, uno a distanza, l'altro invece attraverso il canale elettronico. L'obiettivo è ambizioso,
perché 100.000 clienti vuol dire sostanzialmente diventare la seconda realtà in Lombardia dopo A2 di vendita dell'energia elettrica. Noi siamo già il secondo operatore in Lombardia con 230.000 clienti. Vogliamo diventare, per il gas, vogliamo diventare anche per l'energia elettrica. Le modalità con cui noi vogliamo muoverci sono quelle sostanzialmente che ci hanno riconosciuto essere consulenti dei nostri utenti anche per il gas, la facilità, passaggio del contratto dal competitor a noi immediato, senza costo e con l'utilizzo dell'ufficio commerciale come elemento di riferimento per poter soddisfare le proprie richieste e vedere erogate le proprie le informazioni che sono necessarie. C'è una forte campagna pubblicitaria che sta partendo, che è partita in questi giorni, sia sui media locali, carta stampata e online, sia attraverso i meccanismi outdoor di cartellonistica e di pubblicità dinamica con le fiancate dei pullman con il nostro logo, sia, ne stavamo parlando prima, attraverso questa iniziativa innovativa che ci piace molto, che è quella di mettere il nostro messaggio pubblicitario su 150.000 sacchetti del pane. Il nostro target sono le famiglie, l'energia elettrica è un servizio di base, riteniamo che sia stato così interessante, anche molto carino, utilizzare questo mezzo di diffusione delle informazioni. Gli elementi fondamentali attorno al quale si concentra e si definisce il nostro progetto sono quelli che vi ho raccontato. Lascio adesso a Fabrizio Curi e al dottor Del Barba qualche commento ulteriore di legame col territorio. Grazie Pierezio. Io partirei dal fatto che la sesta multiutility italiana, qual è appunto Linea Group, non poteva non iniziare ad offrire energia elettrica alle famiglie. È stato un parto abbastanza lungo perché abbiamo voluto fare un'offerta unica. Unica in che senso? Lo sconto lo fanno anche altri, ovviamente su questo continueremo a stare attenti perché alla fine si guarda soprattutto quello che è l'elemento sconto, ma non solo. Noi abbiamo una modalità di relazionarci ai clienti che è unica, e cioè la prossimità, la presenza sul territorio. Gli sportelli che ci sono, che danno informazioni, che risolvono i problemi quando questi ci sono. Ed ecco che aggiungere quindi l'energia elettrica ai nostri servizi abituali, che sono come appunto detto Pierezio, il gas per quanto riguarda la vendita, ma vi ricordo che noi siamo operativi anche nella raccolta rifiuti, che è un servizio altrettanto importante, consentiranno ai nostri clienti cittadini di avere un unico riferimento al quale rivolgersi per le varie problematiche. L'energia poi che noi diamo nasce da fonte rinnovabile sul serio, visto che il nostro gruppo produce tanta energia quanta ne vende da fonte rinnovabile, e quindi non è solo uno slogan ma un dato di fatto. Stiamo studiando ulteriori servizi, tra cui uno che mi piace toccare oggi, che è un po' una novità. Dare ai cittadini, una volta che abbiamo i loro consumi, degli strumenti di analisi di questi consumi attraverso l'accesso o via web o da smartphone, comunque con prodotti e soluzioni innovative. Perché? Perché nel momento in cui, come oggi già abbiamo nei contatori elettrici e stiamo installando sui quelli del gas, la telegestione e la telelettura in automatico, avremo la possibilità nell'arco dei prossimi anni, nel caso del gas perché fino al 2015 è l'obiettivo 2016, di avere i consumi di ogni cittadino in tempo reale, cosa che oggi non accade. Voi sapete che oggi si fanno due letture all'anno, tre letture all'anno. Il costruire una suite di servizi che consenta l'analisi di questi consumi è una cosa su cui la società del gruppo Lineacom, che tra l'altro ha sede a Rovato, si sta un po' occupando. Già negli Stati Uniti ci sono queste soluzioni,
e credo che sia un'innovazione che sia molto interessante, perché il risparmio, e chiudo, non passa solo attraverso il prezzo, passa anche attraverso come si usa quel servizio. Allora, se, facendo il solito esempio che faccio, mio figlio alle elementari gli hanno spiegato che l'acqua deve chiuderla quando si lava i denti e quindi risparmia 15 litri di acqua al giorno, però non gli hanno spiegato che deve spegnere l'interruttore quando esce dalla camera e va nell'altra, no? Perché non c'è la sensibilità su cos'è questo consumo in più che io ho, non necessario. Quindi io credo che si debba valutare nel suo insieme quello che è il modo di comportarsi per avere un beneficio economico, perché noi quello che offriamo è un beneficio economico che nasce dall'analisi dei consumi e da un'altra cosa, il mettere assieme più servizi, come potete immaginare, ci consente con un'unica interfaccia di abbattere i costi comuni. È un conto avere solo il gas, è un conto avere il gas, l'energia elettrica e altri servizi. Quindi io sono molto contento che oggi ci sia questa iniziativa, che è su tutti i territori, come è stato detto, Rovato, Cremona, Pavia, Lodi, è già stata avviata. È molto semplice il passaggio, io credo che una cosa che va detta è questo: è molto semplice e non richiede ovviamente nessun cambio di contatore o d'altro. Questo deve essere un elemento chiaro. È sufficiente la presentazione con l'ultima bolletta o una bolletta ricevuta per avere la nuova fornitura da parte nostra, quindi poter subito implementare, diciamo, quella che è il nostro nuovo servizio. Quindi mi auguro che quelli che sono già qua presenti, compresi i giornalisti, siano i primi, ovviamente, sottoscrivere. Scendete, gli sportelli sono pronti, e procedete. Prego Gianluca. No, due parole velocissime anch'io. Mi esprimo anch'io molta soddisfazione, perché diciamo che Linea Più si sta abituando bene gli amministratori del gruppo, evidentemente sta abituando bene i giornalisti, ma credo che la finalità evidentemente ultima sia quella di abituare bene il territorio e quindi i suoi clienti o i suoi aspiranti clienti. Dico questo perché non è la prima volta che organizziamo questi momenti di incontro con la stampa. Non lo facciamo, come a volte succede, semplicemente per ricordare chi siamo, quello che abbiamo fatto in passato, quello che in qualche modo ci viene ascritto da molti opinion leader di questo territorio, ma lo facciamo con particolare riferimento a Linea Più per illustrare e spiegare nuovi servizi, quindi delle novità vere. Ricordo qualche tempo fa un analogo incontro per lanciare il progetto dei pannelli fotovoltaici per clienti domestici, ovviamente anche per quelli industriali, ma quindi una grande innovazione e intuizione da parte di Linea Più, anche lì evidentemente con l'obiettivo finale di completare in maniera più possibile esaustiva un'offerta che già evidentemente è importante, quindi consolidare ulteriormente il rapporto con i cittadini. Io credo che sfogliando i giornali, ascoltando le televisioni, ma anche semplicemente camminando per strada o fermandosi in un bar anche qui nell'Ovest Bresciano o in provincia di Bergamo, si senta sempre più spesso parlare prevalentemente, diciamo, di due o tre concetti, anzi direi tre concetti. Il tema della territorialità, che è un tema, come dire, che all'inizio poteva sembrare semplicemente mera filosofia e che in qualche modo però più passa il tempo più questo concetto viene declinato anche in scelte concrete. Io francamente nell'offerta di Linea Più ci vedo una caratteristica di territorialità molto forte. Siamo un operatore del territorio, lo ricordavano prima sia il direttore Ghezzi che l'amministratore delegato Fabrizio Scuri. Questa è un'azienda radicata sul territorio. Un utente, un cittadino bresciano bergamasco che decide di venire al nostro sportello trova qui una serie di servizi e la possibilità, quindi in un colpo solo, di risolvere una serie di problematiche o semplicemente, come dire, una serie di chiarimenti che potrebbe avere sull'acquisto del gas, sulla fornitura di acqua, sulla fornitura del servizio di raccolta rifiuti, specialmente evidentemente dove gestiamo anche la tariffazione di igiene ambientale, oggi in maniera molto forte anche la fornitura di energia elettrica. La sostenibilità, su questo credo che questo gruppo abbia fatto non per una semplice questione di convenienza e di moda ultima recente, ma ormai da anni una scelta molto coerente in tema di sostenibilità. Anche qui non dico nulla di nuovo, perché
anche nelle parole di Fabrizio Scuri, credo francamente questo concetto fosse molto molto evidente. Qui c'è una certificazione chiara sulla provenienza di questa energia, quindi si tratta di energia pulita, si tratta di energia verde, si tratta di energia rinnovabile. Il gruppo peraltro è anche un produttore importante di energia e proprio da fonti rinnovabili, quindi una scelta molto forte nell'insegna, nella direzione anche della sostenibilità ambientale, non soltanto predicata ma anche praticata a questo punto, quindi non semplicemente nei convegni per dire che faremo bene a scegliere fonti non inquinanti di energia, ma anche concretamente offrendo la possibilità alle famiglie e alle imprese di acquistare davvero dell'energia che non danneggia l'ambiente. E da ultimo, anche se evidentemente non è una considerazione che va trascurata, anzi evidentemente una questione credo francamente sempre più importante, il tema della competitività. Siamo ancora in una situazione di crisi, una crisi che non colpisce soltanto le imprese, che ha colpito duramente evidentemente il sistema delle imprese a Brescia, ma che ha colpito anche le famiglie. Quindi la possibilità di avere da un lato una semplificazione acquistando anche l'energia elettrica dall'operatore di riferimento del territorio, pure a tariffe interessanti e quindi con un'ipotesi comunque di riduzione dei costi, mi pare francamente una risposta ancora più calzante ai bisogni del momento. Quindi mi piace sottolineare davvero che una volta di più stiamo dimostrando di essere operatori coerenti. Credo che territoriali e sostenibili lo fossimo anche in passato, quando non eravamo in linea group. Oggi, grazie alla scelta di linea group, aggiungiamo in maniera molto forte anche la terza componente, che è quella della competitività. Siamo territoriali, siamo sostenibili e siamo competitivi, e quindi l'obiettivo che Linea Più si sta ponendo in termini di acquisizione di nuovi clienti credo possa essere davvero un obiettivo sfidante ma raggiungibile. Un'ultimissima considerazione, adesso prima di entrare di qua stavo un attimo guardando il mio ufficio, non che ne avessi bisogno perché entrandoci tutti i giorni francamente non è che ci siano mai degli elementi di novità, se non la confusione che aumenta ogni giorno, però in questi anni ho arricchito le pareti del mio ufficio di una serie di quadri o di immagini o di attestati che potessero in qualche modo rappresentare anche quello in cui credo e quello che sono e quello che in qualche modo oggi vuole essere anche la nostra società. Tra i quadri che avevo fatto fare, avevo fatto incorniciare anche l'attestato che qualche tempo fa Linea Più mi aveva mandato a casa. Era arrivata una grossa busta, francamente non ero al corrente dell'iniziativa, ho visto questo bustone, ho pensato per un attimo soltanto di essere un insolvente, che quindi fosse un'ingiunzione di pagamento molto grossa scritta a caratteri cubitali. Fortunatamente invece stavo pagando regolarmente le fatture, però mi era arrivato questo certificato di garanzia per l'acquisto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili con il consumo che avevo fatto nel 2008. Lo dico perché tante volte si predicano buone azioni e poi non le si mette in pratica. Io francamente chiedo a questo territorio, agli abitanti di questo territorio, di fidarsi ancora una volta della storia, della tradizione, della correttezza di questa azienda, siccome spesso quando si chiede ai cittadini di fare qualcosa sempre più spontaneamente e sempre più frequentemente la gente chiede: ma tu lo faresti? Io lo sto facendo dal 2008 e devo dire che sono un cliente molto soddisfatto di Linea Più, sono contento, c'è un rapporto molto positivo, la fatturazione è costante, tempestiva e chiara, le tariffe erano già competitive quando io avevo sottoscritto il rapporto di fornitura, a maggior ragione esprimo oggi contentezza anche per questa scelta personale di acquistare energia da Linea Più.